Domenico Lodico, Social QTV, ha ideato un format che comprende l'Euroform e l'Istituto Comprensivo Verga. Di cosa si tratta? Sì, praticamente stiamo lavorando su questo format in sinergia con l'Euroform e l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. Per capirci, è un progetto sulla falsariga che ha incastrato Peter Pan, il format che faceva Bonolis e Laurenti. Ovviamente noi non ci possiamo paragonare a loro. Il format si chiama La Lampada di Aladino e vedrà protagonisti i ragazzi che saranno sottoposti a tutta una serie di domande, giochi, indovinelli per tirare fuori ed evidenziare quelle che sono le propensioni di questi ragazzi. Faremo in tutto 6 puntate, 3 puntate all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, dove coinvolgeremo i ragazzi della primaria, delle elementari, e 6 puntate all'Euroform, e poi ci sarà una puntata finale che è una sorta di saggio di fine anno. Domenico, speaker, conduttore, ti inventi sempre di tutto, la tua passione nasce anni fa ma non ti fermi mai. No, non mi fermo mai, perché io nasco negli anni 80 con le radio private, poi purtroppo non ho capito qual è la mia passione e qual è il lavoro. Qualcuno dice che non ho lavorato mai, quindi c'è un vecchio proverbio arabo che dice che se si fa del proprio hobby un lavoro è come se uno non lavorasse mai, quindi va bene, io non ho lavorato mai. Ma poi tu allieti sempre cani cattivi. Ma Danila, cerco di fare qualcosa. Io onestamente devo spendere delle parole per cani cattivi. Il cani cattinese è un cittadino laborioso. Purtroppo tu sai benissimo, il periodo delle post-Covid ha un po' lasciato delle voragini enormi, quindi spendersi per questa città e cercare di fare qualcosa affinché la gente rimanga in questo contesto e aiuti l'indotto economico, sicuramente penso che sia una cosa positiva. Quindi i ragazzi si cimenteranno in diverse prove. Sì, i ragazzi si cimenteranno in diverse prove, quindi si parlerà di spettacolo, si parlerà di comunicazione, si parlerà di tutto quello che può abbracciare il mondo dei giovani e non, e da lì usciranno fuori, come dicevo poc'anzi, le propensioni di questi ragazzi, e quindi ne vedremo delle belle, perché ci saranno dei giochi, ci saranno delle cose particolari, quindi non sveliamo niente. Ovviamente tu potrai venire quando vuoi, l'invito è sempre rivolto. Le puntate andranno in diretta su Social QTV, andranno di mattina dalle 9, 9 e mezzo fino al 12 e mezzo, e vi invito a guardarle. Giussi Brancato, dirigente Euroform, come avete accolto questa iniziativa di questo format? L'abbiamo accolto con molto entusiasmo, perché mette alla prova anche i ragazzi davanti ad una telecamera, che spesso non è così facile. Lo è già quasi difficile per noi grandi. E istradarli anche su quello che potrebbe essere un giorno anche il loro mestiere, sapendo che la nostra è una scuola dei mestieri, potrebbero trovarsi più avanti davanti a una telecamera e magari approcciarla in modo diverso. Come sono stati scelti i ragazzi che parteciperanno al format? Allora, di solito partono quelli più spiritosi, quelli che facilmente sono meno inibiti nel rispondere, nell'avere subito la risposta pronta, e poi saranno in tanti a partecipare. Cercheremo di coinvolgere anche i più timidi, perché i più timidi devono superare questi ostacoli e quindi farli crescere in modo diverso anche a livello individuale, non solo scolastico. Ausilia Corsello, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, ha aderito volentieri a questa iniziativa. I ragazzi si cimenteranno in diverse prove. Sì, che questo progetto qualche anno fa era stato già realizzato all'interno della De Amicis, quindi sempre nel settore della primaria. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere pure alcuni bambini dell'infanzia. È stata fatta in qualche modo una selezione, perché i bambini sono tanti, quindi si dovranno concentrare nell'arco delle puntate e poi della puntata finale, e quindi gli insegnanti, che ben conoscono i nostri alunni, hanno individuato 2 bambini per ogni classe della primaria e un bambino per la scuola dell'infanzia per ogni sezione. È una sorta di sfida, secondo me usciranno fuori delle belle cose, perché i bambini sono quelli che hanno le idee più innovative, più strane, più alternative, e
dobbiamo anche vedere come escono fuori davanti ad una telecamera, perché i nostri sono dei nativi digitali e quindi si sanno sicuramente rapportare bene con telecamere, telefonini, tablet e quant'altro. E dobbiamo vedere come si rapporteranno nel momento in cui loro in qualche modo capiscono di essere i protagonisti di quello che verrà poi trasmesso. Secondo me sarà bello, può essere lo spunto per avere delle nuove idee e per far uscire il meglio della creatività dei nostri alunni.